Mi chiamo Greta Confalonieri, ho 22 anni e sto studiando ingegneria spaziale qua al Politecnico. Mi sono laureata a luglio in ingegneria aerospaziale, sempre qua al Politecnico. Io sono di Milano, faccio finta di essere di Milano, abito poco fuori, quindi sono pendolare in realtà da un sacco di anni perché ho fatto anche il liceo qua a Milano, ho fatto il liceo scientifico e quindi in realtà da più di 8 anni che tutti i giorni praticamente vengo a Milano molto felicemente, mi piace molto la città. Per me è stato abbastanza naturale venire al Politecnico. Mio padre ha fatto il Politecnico, però in realtà è solo relativamente causa della mia scelta, perché per un po' sono anche stata molto indecisa se fare letteratura, quindi quello ovviamente al Politecnico non avrei potuto farlo. Quando ho scelto in realtà perché mi piacevano molto matematica e fisica al liceo, sono sempre stata piuttosto brava. Come ho già detto, in realtà anche letteratura mi piaceva molto, quindi ero molto indecisa fra vari mondi. Ho scelto di andare verso il mondo matematico e scientifico e in particolare in quello tecnico, quindi la scelta fra per esempio un'ingegneria oppure il fare direttamente fisico-matematica è stata proprio dovuta al fatto che a me piace più toccare le cose, quindi avrei voluto fare qualcosa in cui non avrei visto solo numeri, anche se ne vedo tantissimi, ma anche un po' più tecnico, quindi ingegneria era perfetta. Aerospaziale in realtà è stato scelto un po' casualmente. Parlando di fisica, magari mi sarebbe interessata l'astrofisica, quindi in qualche modo poteva essere un'idea. In realtà ho letto tutte le possibilità di ingegneria e questa è l'ingegneria aerospaziale, mi aveva proprio fatto pensare che sarebbe stata una cosa molto interessante, molto particolare. Quindi l'ho scelta un po' casualmente e poi ho scelto bene, perché effettivamente è una cosa che mi sta piacendo molto, mi è piaciuta molto e adesso ho scelto appunto il campo dello spazio piuttosto che quello dell'aeronautica, e sono felice ancora, mi piace molto. Come ho detto, mio padre in realtà aveva fatto il Politecnico, lui è stato il primo a spingermi a fare ingegneria, o comunque qualcosa di tecnico, qualcosa di matematico che forse si può meno... è meno frequente per le ragazze. Mia madre è sempre stata molto aperta a tutto, lei viene da tutt'altro campo, ma credo avrebbe accettato qualsiasi cosa. In realtà ho sempre dimostrato il mio interesse verso matematica e fisica come materie durante tutta la mia vita, quindi credo non sia stata una notizia particolare per nessuno della mia famiglia. I miei amici mi hanno detto che ero un po' pazza, però questo credo l'avrebbero detto a prescindere dal mio sesso, perché è difficile, però non ho ricevuto grandi... nessuno ha provato a fermarmi, direi. Forse è un po' triste, però in realtà è stato molto significativo il giorno del mio primo parziale di Analisi 1, che era il primo esame che davo e che ho fallito miseramente. È significativo perché ho capito veramente in quel momento la difficoltà del percorso che avevo intrapreso e ho capito che avrei dovuto metterci molto più impegno e ho anche preso la decisione di metterlo, quell'impegno, e quindi è stato uno di quei momenti tristi ma che ti danno anche voglia di fare meglio, perché ovviamente non ero felice del risultato e non sapevo il risultato in realtà, sapevo solo di non averlo passato e di non averlo passato proprio male. Avevo fissato il foglio un po' di tempo senza proprio sapere che cosa fare, quindi ho in quel momento deciso che ci avrei messo molto più impegno e che alla fine questa è una cosa che mi piace molto e sto facendo molto volentieri e valeva la pena del tempo in più che poi ho dovuto inevitabilmente mettere sui libri e sullo studio. Impegnativa, assolutamente impegnativa, perché è un percorso di studi difficile e lo sapevo quando l'ho scelto, e l'ho scelto forse anche proprio perché era difficile, perché mi piaceva l'idea di poter dimostrare a tutti che avrei potuto farlo, a tutti e a me stessa principalmente.
e soddisfacente perché effettivamente quando poi si giunge alla fine di un percorso in cui io personalmente ho messo davvero tanto impegno, credo che sia stato proprio uno dei momenti in cui mi sono sentita a posto con me stessa e felice e piena dopo forse un periodo, diciamo che durante i 3 anni ogni tanto ci sono stati momenti in cui è stato un po' più difficile avere essere sicura che questa fosse la strada giusta per me e diciamo i voti che magari non erano alti quanto quelli dei miei amici intorno a me, diciamo tutto questo è valso il risultato finale, perché poi quando si finisce il percorso si capisce che il lavoro vale sempre, il lavoro duro vale sempre la pena. Credo che mi piacerebbe fare qualcosa un po' meno dal punto di vista progettuale del stare seduto al computer, perché non è la mia passione. Mi piace molto interagire con le persone, quindi spero di riuscire a trovare un modo di mettere insieme i miei studi, che forse sono più tecnici e più da sto seduta al computer, con un percorso che mi faccia anche avere rapporti con le persone. Ingegneria aerospaziale è interessantissima da un sacco di punti di vista. Credo che sia tra l'altro una delle ingegnerie che apre davvero il mondo più grande, perché vabbè, io sto studiando spazio, quindi mi apre l'universo, ma credo sia una di quelle, è un'ingegneria difficile di sicuro, ma che propone anche una prospettiva davvero ampia e forse per quanto possa magari fare paura quello che ho detto più che attirare, in realtà credo lascia aperte molte possibilità, credo dia una preparazione che permette di andare poi a fare più o meno quello che si vuole, anche non estremamente legato al campo dell'aeronautica o dello spazio come qualcosa di super definito o specifico. Io stessa spero di fare qualcosa che riesca ad unire un po' più mondi, e questi sono campi in cui non c'è solo la figura del programmatore o dell'ingegnere che progetta un aereo o un razzo, cioè ci sono un sacco di altre cose collaterali, e soprattutto perché sono campi che si stanno espandendo sempre di più, c'è tantissimo ancora da fare, le possibilità sono davvero tante. Beh, allora, io adesso sto studiando ingegneria spaziale, quindi sono molto interessata a questo campo, e in questo campo è molto interessante secondo me tutta la parte degli umani nello spazio, quindi c'è tutto il discorso del rendere gli oggetti che noi creiamo come oggetti, come oggetti utili e funzionali all'uomo, ma anche piacevoli per l'uomo. Quindi alla NASA c'è un intero settore che si occupa solo di questo, dell'interazione fra umano e macchina, che in un ambiente così ostile come lo spazio, in cui senza niente l'uomo morirebbe perché non c'è neanche ossigeno, quindi sarebbe particolarmente difficile sopravvivere, stare attenti alle necessità più profonde degli umani è molto importante. C'è anche tutto il settore, secondo me, delle comunicazioni, perché sta diventando un pochino più frequente vedere i lanci dei razzi. Ci sono alcuni lanci che sono stati visti da un sacco di persone, e tutto il campo dell'interazione fra pubblico e privato che si sta sempre più espandendo, perché si stanno
creando adesso alcuni settori di questa industria. Penso al volo di privati nello spazio, che sarà possibile fra poco, e già alcuni personaggi ci stanno lavorando. È bellissimo. Io ho avuto la fortuna di incontrare un sacco di persone che magari sono diventate un po' meno negli anni, ma siamo un gruppo piuttosto numeroso di persone fantastiche. Io mi sono trovata molto bene. Siamo un po' da tutta Italia, anche perché fra Puglia, Lazio c'è abbastanza diversità. Adesso recentemente in magistrale ho appena fatto amicizia con una ragazza francese. No, è molto... ho trovato persone molto interessanti. Credo che per lo stesso motivo per cui trovo ingegneria aerospaziale interessante, le persone che la fanno sono interessanti dal mio punto di vista. Credo che il fatto che io sia una perfezionista mi abbia spinto a dare sempre un po' di più. Il mio primo esame non è andato bene, ma da lì è stato decisamente un crescendo, perché ho sempre di più avuto voglia di dimostrare che potevo fare meglio, sempre. I voti sono tanti, la possibilità dal 18 al 30 è ampia e si può sempre salire, e avevo voglia di salire. E il fatto di essere una perfezionista credo mi abbia spinto a fare sempre le cose sempre meglio, man mano che capivo anche come farle, perché ci ho messo un po' a capire come funzionasse il tutto. Quando poi ho capito, sono andata a sistemare tutte le cose che sbagliavo una dopo l'altra, e credo adesso di aver iniziato la magistrale con molta più consapevolezza anche da questo punto di vista. Multiforme, lo chiamano multiforme, vabbè, è poco traducibile in italiano. Mi piace molto pensarmi come una persona multiforme. Ulisse è stato la mia tesina della maturità. Era il mio personaggio preferito. Io sono multiforme, sì. Credo che le mie passioni siano molteplici, e questo è stato sia un bene che un male. Dal punto di vista scolastico ogni tanto è stato un male, perché magari sceglievo di andare a una mostra d'arte piuttosto che fare un pomeriggio in più di studio. Però in realtà credo che a lungo termine e nel complesso la persona che viene fuori, se si hanno tanti interessi, può essere molto positiva, e spero che mi aiuti anche a diventare un ingegnere più completo. Se potessi parlare con la me di 3 anni e mezzo fa, quando stavo decidendo che cosa fare all'università e avevo iniziato a guardare, ero sicura che ingegneria sarebbe stata una scelta interessante, non sapevo quale, credo che alla me di 3 anni e mezzo fa direi di buttarsi e provare, perché già solo il fatto di aver pensato di poterla fare, il fatto di aver avuto questo interesse anche leggero, vuol dire che si è in grado di affrontare questo percorso, e soprattutto è normale che non si sappia bene che cosa sia, e è normale che nei primi esami, in cui si parlerà veramente di aerei o di razzi, non si sappia bene di cosa si stia parlando, perché sono argomenti tendenzialmente nuovi che durante la propria vita magari non si è neanche mai pensato, non si è mai toccato questi argomenti, ma è un mondo davvero interessante e vale la pena di buttarsi un pochino. Non so che cosa pensino delle ragazze, i ragazzi che sono in aula. Credo che non ci sia una questione del sono più brave o meno brave, è semplicemente notare che effettivamente c'è una particolarità, che è un numero scarso di componente femminile. Non credo che ci sia una maggiore
un maggiore contrasto, una maggiore lotta, perché di base in università non c'è, ognuno poi fa quello che può al meglio che può, quindi non c'è un vero confronto di voti, se non forse magari nei gruppi, cioè fra amici ci si confronta. Nel mio gruppo di amici ho sempre trovato supporto quando ne avevo bisogno e sono tutti maschi, non è vero, c'è una ragazza, però anche lì, esatto, siamo due ragazze in un gruppo di una quindicina di persone e credo mi abbiano sempre considerato al pari loro e senza nessuna particolare differenza, se non magari dovermi proteggere in alcune situazioni tipo che mi accompagnavano a casa, ma non credo che il loro parere cambi rispetto al fatto che sono una ragazza. È stato un po' più complicato con i professori, cioè avere sempre professori maschi mi ha portato ogni tanto, quando facevo un orale, soprattutto ovviamente perché si è a tu per tu con un professore, a ragionare un po' di più a come vestirmi, perché non volevo risultare troppo carina, perché sennò sarei risultata magari una che pensa solo ad essere carina e non studia. Questi pensieri li ho fatti più nel rapporto fra professore e alunno che non in un rapporto fra compagni di studio. Di sicuro è stato un po' difficile all'inizio sentirmi parte di questo mondo di cui conoscevo poco e che comunque era uno dei miei interessi ma non l'unico. Credo che vada bene così, credo che sia anzi importante mantenere ampia la vista e pensare, mantenere le proprie passioni anche se non rientrano precisamente con quello che si sta studiando, almeno questo è il mio caso. A me sembrava sempre di non sapere abbastanza di aerei, perché non avevo mai parlato di aerei con nessuno prima di iniziare l'università e non mi interessava farlo. Ciao a tutte e mi raccomando, lanciatevi verso l'alto.